Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati a Proteramo, un'ora insieme per analizzare quello che è di fatto gara 1 del play-out che il Teramo ha giocato domenica pomeriggio a Lumezzane. Finita 1-1, lo saprete già, e questo consente alla formazione biancorossa di Guido Ugolotti domenica prossima di poter contare su 2 risultati su 3 per ottenere la salvezza. Con una vittoria o con qualunque pareggio il Teramo è salvo, ovviamente. La sconfitta condannerebbe alla retrocessione, ma evidentemente è un'eventualità a cui in questo momento nessuno vuole pensare. Pareggio arrivato in rimonta al Tullio Saleri dopo il gol di Bacio Terracino. Il Teramo ha sprecato tanto, è arrivato il pareggio di Mirko Spighi. Parleremo di questo ovviamente questa sera, ma ci proietteremo anche rispetto a gara 2 domenica, che si giocherà al Bonolis, stessa ora di Lumezzane, 16:30, ci si aspetta, anche i diretti protagonisti si aspettano, il pubblico delle grandi occasioni per sospingere questa squadra ad una salvezza che varrebbe davvero tantissimo per come è andato questo campionato. Vi ricordo che potete interagire con noi al numero di SMS 392-623-7060, anche con l'hashtag Proteramo, ma soprattutto potete anche seguirci, se non siete a casa, attraverso la nostra pagina Facebook, quella di TV6. Siamo in diretta Facebook, e dunque per chi è impossibilitato a mettersi davanti al canale 14 del digitale terrestre c'è anche questa ulteriore opportunità. Do la buona serata e il ben ritrovato a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Salve. E una ben ritrovata anche ad Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera. E allora, non ci sono, come detto, schermate, perché insomma sapete benissimo com'è andata. 1-1 al Saleri di Lumezzane. Mentre scorrono le immagini della partita di domenica pomeriggio, in cui il Teramo è partito con un assetto un pochino più prudente rispetto a quanto ci aspettavamo alla vigilia, Ania, tu hai avuto modo di vedere la partita. Innanzitutto, che impressione ti ha fatto il Teramo che qui vediamo dopo praticamente 20 secondi va vicino subito al gol con Alessandro Di Paolo Antonio? Pasotti davvero molto bravo. Che impressione ti ha dato? Guarda, a distanza di 2 giorni non so ancora se dire peccato o meno male. Peccato a guardare il primo tempo, perché ovviamente quelle 4 occasioni da gol gridano un po' vendetta, soprattutto secondo me l'ultima di Baccolo è abbastanza clamorosa. Questa, ecco, è la prima anche, di questa è la prima di Baccolo. Tra un po' arriverà anche la seconda. La seconda secondo me è ancora più clamorosa. Poi mi viene da dire meno male, perché per una legge non scritta del calcio, il calcio per l'appunto ti punisce se non riesci a concretizzare. Considerata la nostra scarsa vena in eccola attacco. Qua, questa è l'occasione di Baccolo, gran palla di Ilari, Baccolo, posizione regolare, Pasotti pare. Lì ha sbagliato secondo me in maniera anche abbastanza grave, perché comunque ha il tempo di stoppare, si gira, guarda anche, poi purtroppo spara addosso a Pasotti. Considerata la scarsa vena in attacco, come dicevo prima, era preoccupante il fatto di essere andati in svantaggio. Poi fortunatamente, paradossalmente, quando il Teramo stava proprio subendo un po' di più, è riuscito a pareggiare con Spighi. Ci sono state anche un altro paio di occasioni addirittura per riuscire a vincere la partita, però alla fine diciamo che il pareggio è giusto per quello che il Teramo non è riuscito a fare nel primo tempo e per quello che poi nel secondo tempo comunque è riuscito a rimettere in carreggiata la gara, ha rischiato anche di vincerla, però insomma nelle ripartenze il Lumezzane era abbastanza pericoloso, ecco. Certo, una domanda all'atere che non c'entra nulla, visto che poi parleremo anche un po' lateralmente di quello che ha detto Cavagna, ma voi le vedete le linee del campo di Lumezzane? Da qui no. Per televisione. È incredibile, anche nella gara di andata lo stadio di Lumezzane è uno dei campi in cui non si vedono le linee, almeno dalla televisione. Le dichiarazioni del presidente Lumezzane sono la migliore carica per i nostri giocatori, sono d'accordo, è chiaro che c'è anche un po' la componente, vero, in questo caso psicologica, anche se sono dichiarazioni, come posso dire, abbastanza... Ah, eccola la nostra, appare alle mie spalle la nostra diretta Facebook, anche se sono dichiarazioni che ci stanno,
vorrei vedere anche accaderci in questi tranelli che, voglio dire, sono anche abbastanza sciocchini. Esatto. Quattro palle gol, mi dovete scusare, siccome avevo sentito dire, ma l'occasione è questa perché l'avevo poi vista, quattro palle gol, mi sembra che sulle prime tre è stato bravissimo il portiere del Lumezzane. La quarta, quella di, come diceva Agna, quella, la seconda di Baccolo, lì forse però poteva fare meglio, però c'è anche da dire che la palla si è girato, certo avrebbe avuto forse tutto il tempo per controllare meglio, ma su quella, la prima di Paolo Antonio, secondo me ha calciato bene, così come da quella posizione aveva calciato Sansovini ed è stato bravissimo. Lì l'attaccante tira, che deve fare? Intanto Andrea Costantini live ci ha mandato una foto, conferma le linee trasparenti, forse con l'inchiostro, quello, forse con lo spray, le fanno con lo spray quello degli arbitri che va via dopo un po', fanno le linee la mattina e il pomeriggio non c'è più nulla. Saluti e complimenti a Andrea Costantini che sta seguendo la nostra trasmissione, dovete che cos'è la passione, l'amore per il proprio lavoro. Dovete scusare a proposito di passione e di amore, perché altrimenti poi sono capace di dimenticare. Hai ragione. Proprio mi collego alla passione e all'amore per il Teramo Calcio che ha avuto per una vita intera Francesco Di Eusebio, che è scomparso nei giorni scorsi, come leggete anche sul sito ufficiale del Teramo Calcio. È scomparso domenica mattina. È stato un grandissimo tifoso del Teramo, ma soprattutto è stato un prezioso collaboratore, aveva 85 anni, un prezioso collaboratore del Teramo Calcio per decenni, per anni e anni e anni. Io lo ricordo da sempre, l'ho conosciuto nel 1969, ero un ragazzino, lui qualche anno più di me già ce l'aveva, già, ripeto, era un prezioso collaboratore del Teramo. Una delle prime belle trasferte io l'ho fatta proprio con, non posso non ricordarlo, con Francesco Di Eusebio in una stagione dei primissimi anni 70, Teramo Cerignola, la prima di campionato, nel girone H, trovammo 4.000 persone a assistere alla partita. Il Teramo vinse 1-0 con un gol di Rigantè, sembrava dovesse essere una stagione trionfale, poi non fu così, però quella partita il Teramo fu bravo a vincere. Lui era andato in trasferta con Francesco, con una bella 128 rossa, con il figlio di Francesco Luigi, che saluto affettuosamente, e con altri due amici. Vincemmo 1-0 e io sull'1-0 con 4.000 persone a Cerignola disse semplicemente gol, silenzio e basta. Però poi alla fine, non ci sa mai. Alla fine ci fu una scena clamorosa, scritta pure sul libro che a suo tempo Elso Simone Serpentini pubblicò, il primo libro sulla storia del Teramo. Il pubblico di Cerignola apprezzò la grande prova del Teramo e tutti in piedi applaudirono il Teramo a fine partita. Fu un'emozione splendida, così come provo ancora emozione nel ricordare Francesco Di Eusebio, grande tifoso, grande uomo e grande amico. Assolutamente, ci associamo al tuo pensiero, ovviamente le condoglianze alla famiglia. Peraltro, poi ne ascolteremo un po' di quello che ha detto Cavani. Buonasera a tutti, domenica termina una stagione brutta, il problema è il Teramo in attacco con un bomber più forte sotto rete, la stagione era finita prima. Saluto tutti sempre, forza Teramo, Paolo da Corropoli. Ciao Paolo, tra un po' ne parliamo. Peraltro, una cosa che è passata inosservata ai più delle dichiarazioni di Cavagna, e mi rivolgo a te, non è tanto quando dice il Teramo è la squadra più scarsa che ho visto dopo la mia squadra, oppure quando se la prende con il regolamento che punisce le inadempienze economiche nella stagione successiva. Nessuno ha notato che ad un certo punto Cavagna dice e mi fermo qui e non tiro dentro voi. E lì probabilmente ci sarebbe voluto qualcuno che diceva scusi signore, cosa sta dicendo? È suonato strano anche a te? È suonato... Cioè cosa vorresti mai dire? Il dire e non dire è sempre sbagliato, se devi dire dilla tutta, se no stai prima, zitto. Fai prima a tacere, ecco, il gettare lì l'amo senza poi andare avanti è abbastanza, secondo me, di basso livello. Sono d'accordo al 100%. Scusa. No, no.
Sono d'accordo al 101%. Avrete notato che tante volte in sala stampa lungo il corridoio del Bonolis, quando arrivano determinati allenatori o dirigenti che magari so, anche per come è andata la partita, che cosa possono dire, che mi allontano per evitare di continuare a discutere, ormai di fesserie ne ho sentite talmente tante, che in quel caso quel presidente del Lumezzane, se uno lo stava intervistando, doveva dire: senta, lei continua a dire fesserie, oppure che vuole fare, se c'è il microfono, oppure se è in sala stampa. No, perché sono state riprese queste dichiarazioni ed è giusto, però mentre sulla considerazione degli avversari è facile il riferimento a Savona, però credo che il Teramo per la fesseria di quella stagione abbia già pagato anche abbondantemente, ha pagato molto, ma molto, molto più di tante altre nefandezze che si fanno in Italia, che mi verrebbe da dire anche le nefandezze fatte dai giudici della della Procura Federale, della Federazione, di che sono e come ne abbiamo. Dico, l'avete visto, sì, quando hanno ridato il punto all'Albino Leffe. E non ti chiedo di Ascoli Ternana. A playoff già cominciati, hanno ridato un punto all'Albino Leffe, sì, per fortuna pari non punti è cambiato con il Bassano. Non è cambiato nulla, per fortuna, perché secondo me l'avranno fatto anche apposta. Perché il Bassano stava meglio nei confronti diretti, altrimenti si sarebbe dovuto rigiocare un playoff già andato in archivio. Se una volta la giustizia sportiva era rapida e precisa, adesso è tutto il contrario. Ma questi, che sono anni che lo diciamo a qualunque livello, io ultima ruota del carro, ma a tutti i livelli, non gliene frega niente, perché tanto che pagano per cose del genere? No, assolutamente no. Quindi il Teramo ha pagato e ha pagato a sufficienza. Allora, a questo punto sarebbe bello se domenica segnasse Barbuti il gol vittoria del Teramo, che lui ha lasciato partire a gennaio. Esatto, sarebbe l'apoteosi. Oh, e allora mi dai un assist meraviglioso. Perché? Perché Barbuti è stato, anche per quello che aveva dichiarato in settimana, il grande escluso della gara di Lumezzane, grande escluso per un centrocampo più folto. Intanto vi mostriamo, queste sono immagini ulteriori che ha realizzato la nostra truppa a Lumezzane, bellissimo, vi raccontano anche, oltre alla partita, che quelle sono immagini non nostre, però vi raccontano anche quello che è successo intorno alla partita, il calore, il pubblico e si vede che il cameraman era uomo, eh? Si vede che il cameraman era uomo, sì, 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 assolutamente. Sì, saluto Paolo da, credo che sia il Paolo da Corropoli, comunque saluto. No, non Paolo. Credo, Paolo J. Ah, Paolo J. Come vedete, ho Oddo a terra il prossimo anno, no, è impossibile. No, è proprio, è impossibile. Non stanno in cielo né in terra. Peraltro Oddo, si parla di Bari, presidente Lumezzane patetico, la sua squadra è la partita più importante dell'anno, 150 spettatori, presidente nessuno, e di un paesetto pubblico e squadra da dilettanti. Dicevamo, un centrocampista in più, un attaccante in meno. Non ti chiedo se è stato giusto, ti chiedo se te l'aspettavi. Non ti chiedo se è stato giusto, perché so la tua risposta, che collima molto con la mia. Sarebbe? No. No. Vabbè, però nel nostro piccolo, ovviamente. Anzi, io aggiungerei assolutamente no. Me l'aspettavo no. In prima battuta, se mi fai la domanda di nuovo ti dico sì, perché Gualotti ci ha abituato nelle ultime settimane a stravolgere un po' anche quelle che sono le formazioni che prova durante gli allenamenti, magari cambia tutto nella rifinitura o addirittura dopo, e magari poi ci troviamo anche di fronte a formazioni non preventivate. Ovviamente lui ha il polso della situazione e quindi può decidere meglio di qualsiasi altra persona. Il perché magari non Carraro, perché Baccolo, perché non Barbuti, e quindi poi il solo Sansovini in avanti. Sinceramente, per la conferenza che avevo sentito settimana scorsa di Riccardo Barbuti, mi è dispiaciuto per lui, perché per le parole che ha usato, per la carica che solo ha messo in quella conferenza stampa, pensavo che potesse giocare titolare. E sono sicura che se l'avesse fatto avrebbe inciso in maniera molto più evidente rispetto a quello che poi non ha potuto fare nello stralcio di partita che ha giocato. Perché comunque, essendo un giocatore con caratteristiche uniche in squadra, perché non ce n'è un altro, mi sembra
a prescindere dalla bontà o meno di poi quello che, rispetto a quello che produce, mi sembra che comunque il suo impegno non sia mai mancato. E in una squadra in cui spesso si rimprovera la mancanza di impegno, mettere fuori chi mi pare che invece ce lo metta sempre, soprattutto in una partita che sente particolarmente, essendo l'ex, è stato abbastanza, non so se giusto, perché magari col senno di poi, cioè col senno di poi non si può mai dire, però forse rigiocando la partita con Barbuti, chissà. Certo, non c'è la controprova, diciamo, non l'avremo mai. No, mai, assolutamente. Diciamo che io tante volte sono portato a criticare subito una scelta di un allenatore a qualunque livello, poi però bisogna essere bravi, e non sempre riesco ad esserlo, ad aspettare cosa succede sul campo, perché è vero che tutto sommato l'allenatore le sue scelte le fa in funzione anche di tutto quello che ha visto per un'intera settimana. Poi però la storia ci insegna che tante volte sono bravi a indovinare, tante altre volte toppano clamorosamente. Fatta questa premessa, diciamo, pro Ugo Lotti per il lavoro, per l'impegno che ci mette, mi sento però di dire, alla luce soprattutto, l'ho detto subito domenica, e alla luce adesso di quello che si è visto in campo, che anche se è arrivato un risultato positivo, nonostante l'impegno di Baccolo, secondo me Barbuti dall'inizio ci sarebbe stato bene, anche perché viene fino a metà campo a dare, l'abbiamo visto tante volte, a dare un aiuto ai compagni, tiene bene palla, si guadagna, come nell'ultima partita in casa, tante ma tante punizioni, che poi il Teramo non riesca a sfruttare, questo è un altro conto. Che poi Barbuti non sia un grande goleador lo si sapeva, però, relativamente, nel però senso che mi sembra che con Barbuti, o magari con un altro, ma soprattutto con Barbuti, visto che Carraro negli ultimi mesi, quando è stato utilizzato, non è che abbia purtroppo brillato, perché secondo me Carraro ha ottime qualità tecniche, forse con Barbuti avremmo visto un'altra partita. Però qui il discorso del cosiddetto sesso degli angeli, magari giocando con Barbuti prendevi ugualmente gol, perché poi noi una fesseria a partita, nonostante la bravura dei nostri difensori, non so perché, ma si fa sempre, può darsi che sarebbe andata diversamente. Vediamo un po' anche la mimica. Questo è l'arrivo dei giocatori del Teramo proprio a Lumezzane, proprio fuori al Saleri, clima molto composto. Più tardi vedremo anche come arrivano i giocatori del Lumezzane, che sembrano invece un po' gita più di piacere. In una gita di piacere si ritrovano al bar, sembra, e ne ha parlato. Ah, si ritrovano al bar? Si ritrovano in un bar lì vicino, ci ha confermato Andrea Costantini. E sembra, e ne parlerà anche Ivan Speranza, che ha parlato oggi e che tra poco sentiremo, sembra denotare questa differenza. Eccoli qua, guardate come arrivano invece i giocatori del Lumezzane, proprio così da casa. Il fatto sembra denotare che sembravano mentalmente un po' più preparati. Tant'è vero che Speranza dice, noi in pochissimi qui in questa rosa avevamo fatto i play-out, sembrano quasi più liberi mentalmente, sei d'accordo? Forse perché sono giovani, quindi magari non... Ecco Zappacosta, che saluta il nostro Andrea Costantini, eccolo qua, intanto. Forse perché magari sono giovani, non hanno quella follia giovanile del non sentire il peso. Ma sembra una squadra un po' più abituata a giocare partite salvezza. Diciamo ecco loro... qua, guardate, ci arrivano così. Diciamo che loro sono nel contesto che magari si aspettavano anche inizio campionato. Sì. Probabilmente, forse si aspettavano di arrivare fino alla fine a giocarsi la salvezza ai play-out. Magari in questo sono più abituati rispetto ad una squadra che invece era partita con ben altri obiettivi e che in questi panni secondo me ancora non ci è proprio del tutto calata. E di conseguenza parte, tra virgolette, con un vantaggio mentale comunque abbastanza rilevante in queste gare, che sono comunque poi a differenza del fatto che sono 180 minuti, sono gare secche in cui ti decidi la stagione. E magari in questo saranno più abituati, hanno il vantaggio di essere partiti a inizio stagione con questo pensiero, ecco, forse mi viene da pensare. Comunque altre considerazioni non saprei, essendo da fuori. Certo.
Certo. Comunque credo che vada di nuovo rimarcato a 4 giorni, 5 giorni dalla gara che decide tutto, che Ugolotti ha svolto un buon lavoro, perché questa del Teramo resta una squadra un tantinello meglio del Lumezzane, d'altronde lo dice un'intera stagione, lo dice la classifica, quel tantinello è per quei punti in più della classifica finale, e lo dice anche il risultato del giocatore del Lumezzane, lo dice anche il risultato di domenica scorsa. Purtroppo io confido molto Però Francesco, perdonami, e torno all'inizio del discorso, la sensazione, vedendo la partita di domenica, è chiaro che adesso giustamente tutti consapevolmente dicono vabbè, però con l'1-1, con un pareggio in casa ti sa, ma la sensazione è stata di una differenza e di una inadeguatezza del Lumezzane, davvero uno scarto enorme, di cui il Teramo non solo non ha approfittato, a un certo punto era anche sotto. Presidente Lumezzane ha detto di peggio, attenzione perché anche a voi potreste essere coinvolti in qualcosa. Altro che vicenda, dichiarazioni molto gravi. E chi se ne frega? Non so se sono proprio queste le parole, però ha detto mi fermo qui perché potrei tirare dentro anche voi. Esatto. È vero? Ha detto una cosa del genere, ha detto mi fermo qui perché potrei tirare dentro voi. È facile. Quando uno ha tradito una volta il marito o la moglie, dopo pare che tradisce sempre, viene meno la fiducia. Sul piano dei punti di penalizzazione per la prossima stagione, il Teramo sta a posto perché Campitelli ha continuato e continua a pagare puntualmente tutto ciò che c'è da pagare. Sono altri che se ne fregano quelli che permettono a società che già quando partono si sa che hanno problemi di natura economica, eppure li fanno iscrivere, falsando quindi i campionati con i punti di penalizzazione. Poi se uscirà qualche altra cosa, ma non credo. Niente, l'ha detta lì perché, sai, accettare un risultato molto negativo, perché per il Lumezzane è stato un risultato molto negativo, diventa difficile, molto difficile. Certo. Poi a certi livelli bisognerebbe stare attenti a parlare, insomma, è chiaro che la chiudiamo qui perché probabilmente forse è un'uscita un po' laterale fatta un'uscita fuori luogo, insomma, un po' infelice. Ripeto, però poi quando si parla a certi livelli se dovrebbero contare domenica, fino a 10. Se dovesse venire al Bonolis, magari ci sarà qualcuno che gli dirà, caro Renzo Cavani, spiega a che cosa si riferisce. Però intanto proprio in questi termini glielo si chiederà. Ah, non proprio in questi termini, ma che così più gentilmente? Così educato. Lumezzane Teramo è stata anche la gara dei tifosi, perché di fatto il Teramo ha giocato in casa, ha giocato una doppia gara in casa. Vi proponiamo alcune immagini del pullman del club biancorosso che hanno organizzato la trasferta verso Lumezzane. È stata una trasferta divertente. Queste sono alcune immagini che ci ha dato l'amico Salvatore, che ringraziamo davvero, davvero tanto. È stato importante anche il fatto, abbiamo sempre detto, di incontrare comunque una squadra che dal punto di vista ambientale è zero, come il Lumezzane. Beh, decisamente sì, sarebbe stato diverso andare a affrontare il Fano, non solo dal punto di vista della squadra, che ovviamente è molto più attrezzata dopo il mercato di gennaio del Lumezzane, ma anche dal punto di vista del pubblico, insomma. Mi ricordo Fano Teramo quando andammo a vedere, insomma, era molto caloroso l'apporto della tifoseria locale. È sicuramente un vantaggio avere avuto già a Lumezzane il sostegno praticamente in casa della tifoseria del Teramo. Sarà fondamentale anche domenica prossima. È chiaro che poi il resto dovrà farlo chi va in campo, ecco. Certo, assolutamente. Peraltro vediamo anche altre immagini che erano proprio da dentro il settore ospiti, quindi ancora più belle, più particolari. Tra un po' le vediamo, magari Maurizio andiamo avanti. Questo è ovviamente l'arrivo a Lumezzane, molto verde Lumezzane. Andrea Costantini ci ha fatto una panoramica paesaggistica perfetta. Paesaggio ideale di Andrea. Sì, si è divertito veramente tanto.
Francesco, ti aspetti, mentre vanno queste immagini, ti aspetti un grande pubblico domenica oppure un pubblico comunque che mantiene un po' di disaffezione? Mi aspetto intanto il solito pubblico al quale deve andare il ringraziamento per aver seguito sempre la squadra, e mi riferisco ai tifosi sempre presenti in tribuna e nei distinti, ai tifosi della curva. Forse qualche centinaia di persone in più, però insomma, pensare, capito, alle migliaia e migliaia delle ultime partite in casa l'anno della promozione poi revocata successivamente. Vabbè, chiaro che è impossibile replicare, è impossibile replicare quando... quei numeri, però spero di essere sopra la media. Spero di essere smentito, magari sopra la media significa salire sopra i 1.700, 1.800, 2.000, però a me vanno bene già quelli che ci sono, questi che hanno seguito la squadra fino a Lumezzane, che non era una trasferta da poco conto, insomma. Direi. Quindi questi vanno applauditi, vanno ringraziati, sono vanno dimagriti, elogiati al pari anche di tutti i tifosi che poi la domenica vengono al Bonolis. Stavo pensando mentre da Piazzale San Francesco c'erano le immagini dei tifosi, anche questi qua, la trasferta e tutta, quando allora andammo a Cerignola non c'era l'autostrada, l'autostrada... L'Adriatica. L'autostrada finiva a Lanciano, quindi sai, erano belle trasferte a quei tempi, così come lo sono anche con l'autostrada o non trasferte del genere, insomma, Lumezzane, siamo nel profondo nord. Assolutamente. Noi ci fermiamo mentre vediamo ancora queste immagini davvero molto belle che ci raccontano una giornata dal punto di vista di chi la partita la vive e la segue. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché poi parleremo della gara di ritorno, vi faremo sentire anche le dichiarazioni di Ivan Speranza, ma soprattutto vedremo i gol di playoff e playout della domenica. Maurizio, possiamo rientrare perché dobbiamo andare in pubblicità, altrimenti rimaniamo sempre sulle immagini a vita e buonanotte. Se ce ne stanno altre. No, ma dobbiamo andare in pubblicità. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Abbiamo detto che vi avremmo fatto ascoltare, e lo facciamo subito. Secondo voi, quando verrà tolto lo striscione cedi la società e le parole a Campitelli dalla curva? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Peraltro penso che in questo momento non sia neanche, considerando il playout di ritorno, nemmeno un grandissimo problema. Però avevamo detto che vi avremmo fatto ascoltare le dichiarazioni di Ivan Speranza sul gol subito, perché Ania è in queste ultime settimane il Teramo aveva subito poco e niente, e Speranza spiega perché il Teramo ha preso questo gol. Lo ascoltiamo. Abbiamo fatto sbagliato un po' tutti come reparto, perché magari la palla doveva attaccare prima io, invece abbiamo fatto lo stesso passo io e Neb, e poi ci siamo bloccati di nuovo per fare ovviamente tutti e due, e quindi ha preso palla libera, si è girata, nello stesso momento poi dopo Simone ha fatto quel passo per salire, ha messo la palla e poi c'è stato l'uno contro uno e è stato anche bravo lui. Però abbiamo fatto un errore sicuramente che non è da noi, quindi questo per fortuna diciamo, è capitato, e in questo momento, nel senso che siamo riusciti a recuperarlo, ora dobbiamo stare ancora più concentrati quando siamo stati, quindi dobbiamo, ripeto, la concentrazione massima, perché per noi è troppo troppo importante questa salvezza. Ovviamente loro sono stati comunque bravi, hanno giocato praticamente con quattro attaccanti. Hanno fatto... Ci hanno messi tutti. Sì, quindi erano pericolosi, poi sono caratteristiche loro che comunque a noi ci possono comunque far male, quindi perciò ripeto, dobbiamo stare concentrati e attenti, perché comunque sono tutti brevelini, piccoletti e sono fastidiosi come giocatori, quindi... Ancora di più, ripeto, sappiamo quello che troviamo, già lo sappiamo, quindi
ancora di più. Oh, ci ha spiegato Ania tecnicamente perché il Teramo, il movimento di fatto sincro tra lui e Caidi che poi ha liberato Bacio Terracino, ma c'è anche la bravura dell'avversario. C'è anche la bravura dell'avversario. Secondo me, però. Ma in vista della gara di ritorno, visto che magari tenere dietro a volte riesce, ma come nel caso di Lumezzane, no, impossibile. Impossibile, impossibile Oddo a Teramo. Che atteggiamento ti aspetti da parte di del Teramo, visto che poi è vero subisce poco, ma può capitare di subire magari un movimento anche sbagliato. Sì, non, quello che vorrei io, non quello che magari no, quali ti aspetti? Detto oggi potrebbe essere una cosa che poi si rivela sbagliata. Mi aspetterei un Teramo diverso, magari con due punte. Ecco, se parliamo di formazione, intendevi formazione o atteggiamento? Atteggiamento. Visto che si è tanto visto che, parliamoci chiaro, il Teramo è andato a Lumezzane per prendersi il pareggio, ok? È andato a prendersi il pareggio, perché se metti 5 centrocampisti vai a prenderti il pareggio. Ha fatto una culata, quindi di Paolo Andoni, sapendo Sandro Bocchi girava le spalle, sapendo di gol, che comunque subito, gol mangiato, se ogni volta che non facciamo gol è un gol mangiato, là l'attaccante Sanzulini tira in diagonale, il portiere sta lì, che deve fare? Ok, o anche sul primo tiro di Bacco, non scherziamo, visto che anche se ti se sei abbastanza folto in mezzo, comunque c'è il rischio, come è successo che il gol lo puoi prendere, ti aspetti invece un ribaltamento di mi aspetto un atteggiamento più propositivo, che secondo me è la diretta conseguenza di chi poi va in campo, e non mi aspetto domenica in casa 5 centrocampisti. Ma questo almeno da parte mia. Capite, però il primo tempo, adesso per una volta voglio fare l'avvocato. Sì, si potrebbe dire che il primo tempo tu hai tempo creato quattro nitide palle gol, che in tante altre partite, è vero, bisogna vedere la forza dell'avversario, però stiamo parlando di Lumezzane Teramo, è inutile, è ovvio che è la forza di quell'avversario lì, che può essere la forza dell'avversario incontrato tre mesi fa. In questa partita il Teramo nel primo tempo, con uno schieramento 4-4-1-1, chiamatelo come volete, comunque con un attaccante in meno per caratteristiche, che lo permetto di dire, con un solo attaccante, ossia Sanzovini, il Teramo ha creato, scusi, tu interrotta, quattro nitide palle gol, con tre grandi interventi. Sai perché hai creato quattro nitide palle gol? Però poi perché la difesa del Lumezzane è una delle più scarse, ma non lo metto che in dubbio, sia stata mai vista su un campo di calcio professionistico. Infatti ti ho detto che non sono d'accordo, posso non essere d'accordo per quello che è l'andamento della perché partita, perché è una squadra il Teramo che lo vede, però il primo tempo hai corso un solo pericolo, hai beccato gol con un pericolo solo, a me quello che fa paura. Non mi sto arrabbiando, sono sereno come non mai, perché sono convinto che il Teramo alla fine riuscirà a conservare la Lega Pro, no, perché altrimenti le occasioni che si sono venute a creare sono direttamente la conseguenza della pochezza degli avversari, secondo me, nel primo perché tempo. Scusami, perché Oddo in Lega Pro non viene, mi pare, non è che ha firmato per un'altra squadra. Oddo in Lega Pro non viene, attualmente ci sono 3-4 squadre di Serie B. Bisogna vedere se si libera qualche panchina anche in Serie A, e il Teramo deve sbrigarsi ovviamente, ma questo lo sanno in società quelli che lavorano davanti e dietro le quinte, e che devono prendere l'allenatore nel più breve tempo possibile. Peraltro ci chiedevano di Ugolotti se rimane a Teramo. Secondo me molto si gioca sulla salvezza, però scusami, ti ho interrotto sul discorso domenica, perdono. No, ridevo su questa tua diplomazia. Sul discorso di domenica. Dietro le quinte. Sulla diplomazia del conduttore. Basta che non prendono un Baroni. Anche se Baroni comunque a Benevento ha fatto bene. Poi, può piacere o non può piacere, a Benevento ha fatto bene, a Lanciano ha fatto bene. E anche a Pescara
non ha fatto malissimo, fino a che a un certo punto il Pescara non ha cominciato a giocare contro Baroni. Atteggiamento di domenica per chiudere, secondo me, cioè, mi piacerebbe vedere in campo un Teramo propositivo, sia per quello che è successo durante la stagione, perché poche volte si è visto, sia perché finalmente è arrivato il momento di lasciare il segno in positivo in una stagione terribilmente negativa, e sia perché insomma abbiamo davanti il Teramo, davanti il Lumezzane, che abbiamo visto non è questo granché. Credo che poi l'atteggiamento... Scusami, mi è arrivato un messaggio meraviglioso. E non so qual che significa. È la traduzione? Sì, traduco. Bacio Terracino. Non so se c'è qualcuno di conosciuto dietro questo messaggio. Ah, scusami, ti ho interrotto per la 200ª volta. E quindi speriamo magari di avere un Teramo più propositivo, magari anche con due punte in campo che riescono a chiudere la contesa nel più breve tempo possibile per evitare infarti ai presenti. Esatto, soprattutto uno che è qui in questo studio. Esatto, e altri che sono nel gabbiotto. Io ti voglio vedere se si arriva all'80esimo sullo 0-0 come starai. E poi voglio vederti che mi dici il pareggio un buon risultato. Sono due settimane, non ho detto che il pareggio no, no, sto scherzando. È un buon, sono due settimane che vado dicendo proprio queste cose qui. Pareggi la prima e a 10 minuti dalla fine stai pareggiando anche quella in casa, comincia a essere dura, considerate che non mi sembra che la cosiddetta dea bendata, almeno negli ultimi 2 anni, stia, diciamo, dalla parte del Teramo, messo in un concesso che la dea bendata, Petrella è infortunato, è infortunato, ma potrebbe rientrare domenica, essere a disposizione. Ah, a disposizione. Ti dico che ci sarà quasi certamente che non gioca. Ok, bisognava giocare un po' più spigliati, si giocava in casa e lo sapevano, se non si pareggiava avevamo fatto un frittatone e anche qualcosa di più, mi verrebbe da dire, perché perdere contro quella squadra veramente ci voleva il coraggio di tutto questo mondo. Che stadio vi aspettavate voi? Ce l'avete detto. Che stadio si aspetta Ivan Speranza? Ha fatto un parallelo molto bello che forse non ti aspetti. Vediamo. Io mi aspetto, come hai detto tu, un fortino, qui il pubblico ci darà una grossa mano di sicuro, vedendo poi il calore che ci ha dato domenica a Lumezzane, sembrava che comunque giocassimo in casa, quindi per noi è fondamentale, quello è un grosso aiuto per noi, quindi più ne vengono meglio è per noi. Come te la immagini questa partita? Ma una bolgia, io penso tipo, come ti voglio, per fare un esempio tipo... Esagerare? No, però un esempio caldo proprio è tipo i playoff dell'Aquila... No, tipo i playoff dell'Aquila, quel calore là che è bello, importante per noi, che comunque che il pubblico ci sostiene è importantissimo. Per me è come è andata tutto quest'anno, è come una vittoria campionato, perché ne abbiamo passate tante, quindi ancora di più noi dobbiamo essere incazzati proprio per tutto quello che abbiamo subito, per tutto quello che ci è successo quest'anno, quindi penso 3 volte più di una vittoria campionato per me, perché dopo tante di quelle cose che subisci durante l'anno, ovviamente arrivi pieno, quindi secondo me è meglio di una vittoria campionato a questo punto. Eccoci qua, allora, hai sentito che cosa ha detto Speranza? Mi auguro di trovare uno stadio tipo l'andata della finale playoff 2012-2013, Teramo L'Aquila 0-0, eccolo qua, più o meno questo stadio qui. Poi tu adesso non vuoi rivedere la partita come è andata. Il pubblico basta. Certo, certamente dalla parte ospite non ci sarà il pubblico che venne dall'Aquila in quella circostanza. Vabbè, però c'era un davvero numeroso tantissima gente. E caloroso. Poi andò male anche lì, un'altra sconfitta completamente immeritata, perché Teramo giocò molto meglio dell'Aquila. O il Cese come baccolo, verrebbe da dire, però l'ho detto, no, sto scherzando, dai. O il Cese l'anno dopo che andò via da Teramo, nel girone sud, credo che fece... Sì, alla Battipagliese, in Serie D però.
Serie D. Esatto, ma ci risiamo. Ho capito che era in Serie D. Si sapeva che era un giocatore di Serie D. Dice, ma tra una categoria e l'altra, tanto uno che fa gol lo fa sempre. Bisogna vedere, tra una categoria e l'altra c'è un abisso. Anche a tutti Marino i livelli. Sì, sì, anche a San Marino in Serie D. Pensavo che Petrella fosse destinato a categorie superiori. Ce la farà? Se risolve i problemi fisici che però purtroppo per Mirko Petrella continuano, vero, a tormentarlo quasi purtroppo in ogni stagione. Purtroppo sì. E al momento sono il suo più grande limite, mi verrebbe da dire, sì. Perché altrimenti meriterebbe di certo una categoria superiore Mirko Petrella. Domenica verrà comunque convocato a prescindere, se dovesse servire ovviamente. Ci auguriamo per il termo di no, verrà buttato in campo per le chance, insomma, che poi di pareggiare, non si sa, insomma, per cambiare l'inerzia della partita. È chiaro che non sarà al meglio, perché si era già fatto male, si è rifatto male prima della gara di andata. Sì. A Lumezzane è un po' un tormento infinito questo per Petrella. Ovviamente in primis dispiace per il ragazzo e poi anche per il Teramo e anche per lo stesso Ugolotti, che ha detto a più riprese che non l'ha praticamente mai avuto a disposizione. Certo. Sì, Campitelli rimane, lo ha dichiarato in si conferenza è Lega in Serie stampa, è andato in onda, se poi dovesse cambiare idea, io mi auguro di no, perché con tutte le fesserie fatte quest'anno, con la grande fesseria dell'anno della promozione, continua a fare calcio ed è una nota di merito, insomma. Peraltro prima, adesso non abbiamo degli tempo striscioni di... a Pescara, credo che per 3 o 4 anni, Scibilia Vattene comparve, lo striscione Scibilia Vattene dei tifosi del Pescara, comparve anche nella finale Italia-Francia degli Europei 2000. Io ero presente a Rotterdam, ma poi si vede bene in televisione. Poi Scibilia andò via e si sa come finì il Pescara. Dopo le negative esperienze, che futuro disegnerà Campitelli? Non ho letto però il resto. Cambierà lo staff. Se la conserviamo, riconfermerà lo staff dirigenziale? Difficile in questo momento dare una risposta, anche perché credo, Anja, tu mi confermerai, magari segui da vicino anche a livello di ambiente di piazza, in questo momento l'attenzione è concentrata tutta esclusivamente solo sulla partita di domenica, così come la scorsa settimana e 2 settimane fa era sulla partita dell'altro ieri. Come ovvio che sia, poi dal futuro al futuro si penserà dal 30 maggio, insomma. Certo, una cosa è sicura e questa penso, ma penso di non di scoprire veramente l'acqua calda. Chiaramente il campionato di quest'anno ha insegnato parecchie cose. Beh, ma non imparare dai propri errori sarebbe il primo passo per sbagliare ancora, e quindi di conseguenza bisognerebbe imparare dagli errori commessi negli ultimi 2 anni, ripartire magari aprendo un po' le finestre in società e provando a comunque a ricostruire qualcosa di stabile, un progetto a lunga scadenza, sia in Lega Pro, ovviamente a maggior ragione in Serie D. E poi da lì poi partono tutti gli altri discorsi, direttore sportivo, allenatore, questo presunto sì, anche perché vedi ci scrivono quante chance avrà Palladini, quante chance avrà con quell'altro, il San Nicolò, da ma in questo momento come si concluderà o meno che cosa? E quant'altro il progetto con per il come San si concluderà la vicenda col San Nicolò, azzardo subito, ma ne sono convinto, sarà dimostrazione che è stata tutta una bufala. Cioè, quindi non anche si se la mozzarella di bufala è buona. È buona, ma però non si arriverà a nulla, dici? Ma no, che non si arriva a nulla. No, oh, ok, quindi lo escludi categoricamente. A livello di prima squadra, sì. Se poi troveranno il modo per collaborare a livello di settori giovanili. Questo è un altro discorso che lascio a chi di dovere di portare eventualmente a termine, ma a livello di prima squadra, soprattutto se il Teramo dovesse restare in Lega Pro, non si arriverà a nulla. Non voglio nemmeno pensare se il Teramo non dovesse farcela a conservare la Lega Pro. Certo, forse in quel caso sarebbe anche un pochettino più facile trovare un accordo totale
tra Teramo e San Nicolò, ma oggi non, a livello di prima squadra con il Teramo in Serie C non c'è nulla di concreto, poi vedremo in avanti, ma sono quasi certo che non si arriverà a nulla. Ti scrivo, non ti pareva che non parlavi di mangiare? Perché ti ho detto la mozzarella di pufa. Ah, vabbè, per far capire la differenza. Okay. Però simpatico il messaggio. In quel momento proprio non ho pensato al anche perché mangiare. Sulle prospettive, poi adesso questa sera non abbiamo anche con l'allenatore, bisogna vedere chi sta dietro le quinte. Volevo dire, insomma, chi lavora nel Teramo Calcio, che cosa suggerirà il presidente Campitelli. Ma perché parlate di futuro se qua abbiamo una categoria da salvare? Ma veramente i messaggi sul futuro arrivano da voi? Per rispondere educatamente per rispondere ai messaggi. Ma magari il messaggio rispondeva all'altro messaggio. Ah, ok, forse era tra SMS. Esatto, questo è rivolto a chi manda. Ah, ok. Beh, logico, no? Si parla di anche perché di adesso siamo quasi in chiusura, mancano 9 minuti, quindi non abbiamo tempo di farlo vedere. Però prima della puntata, poco fa, abbiamo tirato fuori alcune cose che sembravano molto attuali, invece erano datate 2008. Un presidente del Teramo Calcio che diceva: chi vuole il Teramo venga qui, tiri fuori i soldi e lo compri. Sì. E poi abbiamo visto... Qui arrivarono i Paolini, Paoletti, Paolucci. Paoloni. Quindi sì, mi ricordo pure che non gli chiesi. Quindi la possiamo chiamare presidente, collegamento telefonico. Sì, sì, poi tanto di conferenza stampa e tutto il resto. E poi ci ricordiamo nella primavera estate del 2008 che cosa successe. Ancora grazie ai fratelli Martegiani e a tanti altri che iscrissero. Vediamo solo non stancherò mai di ripeterlo. E bravi non solo nel iscrivere il Teramo al campionato di promozione. Poi qualcuno a quei tempi non andava bene che si chiamava Real Teramo e non voleva capire che doveva chiamarsi o Real Teramo o Virtus Teramo. Poi è tornato, si pensava al nome invece di ringraziare che c'era chi aveva salvato il Teramo facendolo ripartire dalla promozione. E bravo anche poi a coinvolgere Campitelli. Questa è storia. Vediamo la pillola, una pillola di 29 secondi, datata 2008. Ti faccio vedere se sono accostabili ad alcune dichiarazioni di Campitelli dell'ultimo periodo. Febbraio 2008. Chi vuole il Teramo Calcio viene, mette i soldi e lo prende. Non si può fare calcio altri anni con i soldi miei, tendo ipoteche dal quale io poi mi faccio dare dalle banche i soldi per fare calcio. Quasi è troppo comodo, anche perché non una cosa del genere non l'ho mai sentita. Così chiariamo questa cosa che, insomma, voglio dire, no? Perché di menzogne su questo giornale ne ho veramente lette tante. Te la ricordi? Come no? Ricordo tutto di quegli anni, ci mancherebbe, aveva pienamente ragione. Poi non ti faccio vedere la clip che avevo preparato perché c'è un sottofondo musicale. È abbastanza diverso da tutto quello che ha detto. No, però per dire era un modo per far capire che poi in realtà quando succedono delle cose, ma se si parla di Epifani al Teramo, Toni da Isola. Ma si parla di Epifani, si parla di tanti altri allenatori. Tanta gente. Non tutti... allenatori validi, poi ripeto, bisogna vedere il programma della società che presenterà l'eventuale nuovo allenatore, il direttore sportivo. Insomma, non mi fate ripetere. Insomma, vorrei rispondere, parliamo di futuro perché siamo ottimisti ed è importante. Ah, è l'ulteriore risposta. Intanto ho sfragnato il cellulare. Se può interessare, vabbè, non è un problema. Molti non ce l'hanno. E abbiamo fatto rivedere quella pillola dell'ex presidente del Teramo, Romy Malavolta, per far capire che poi in realtà dal passato bisognerebbe, come diceva prima Ania, anche imparare qualcosa. Perché poi le cose passano, si dimenticano e non si pensa da dove non si riflette a da dove si viene. E si rifanno le stesse cose. Infatti il riassunto poco fa, è logico. E si potrebbero ricommettere gli stessi errori. Non dimenticando che a oggi Campitelli ha ribadito più volte ufficialmente che continuerà a fare calcio Serie C o intanto ci dicono io non voglio nessuno, io faccio un altro lavoro, vogliamo Zauli e Bolla pure. Ma io a Zauli e Bolla auguro le migliori fortune,
lontano dal calcio per evitare problemi ad altre società. Lontano dal calcio teramano. Lontano da, no, no, ma dal mondo del fermati, senti, stasera però gli auguro le migliori fortune. Allora, ti faccio un po' divertire, eh? Hanno distrutto il termo, però non è un problema. Andiamo avanti. Ti faccio un po' divertire stasera. Ti faccio vedere innanzitutto i gol. Playoff e playout, così ci vediamo anche qualche gol, insomma, perché abbiamo visto i due in lumezzani terra, abbiamo chiacchierato tanto, vediamoci anche qualche gol che sono la cosa bella del calcio. Partiamo dai playoff. Casertana-Alessandria, il gol di Fischnaller per l'Alessandria, attenzione al pareggio della Casertana, perché il difensore dell'Alessandria lo voglio conoscere e dargli la mano. Taurino al 76esimo. Attenzione, c'è anche il replay. Che, sì, ma che ti meraviglia fare? No, no! No, sai perché? Perché lo vediamo pure in Serie A, così. Quando passa. Senti, perché io sono. Della, sì. Guarda che passare, fenomeno. Per far girare la palla. Per far girare la palla. Intanto è finita 1-1 tra Casertana e Alessandria. Perché quando passano una Cosenza palla, Matera. Lo mettono in affanno per far rinviare il portiere. E rinvia tu, no? Esatto. Maledetto Cosenza Matera. 2-1. Il gol di Blondet per il vantaggio del Cosenza. Il pareggio di Negro su calcio di rigore. Intanto Andrea Costantini ci scrive Alessandria re del masochismo. 1-1 e il gol del 2-1 del Cosenza e di Statella. Vedi che fanno i playoff? Sì, Cosenza Matera 2-1. Matera per si capita a Cosenza dopo. Oh, adesso Matera. Mi spieghi il primo gol se lo vedi bene. Fantastico il gol della Giara, che ne hai capito? Del gol niente. Però è di Sassan Bruno, te lo faccio rivedere. Sì, Gian Erminio Pordenone. Non ci avevo capito niente. L'ho dovuto rivedere dalla strada. Colpo di testa, da lì. No, no, e le immagini, guarda dove sono fatte praticamente, queste anche il campo di Gorgonzola sono fatte da Monza. Pareggio di Cattaneo per il Pordenone, ma nella Giana Grandi Firme, oltre a Sassa Bruno che ha segnato l'1-0, c'è anche il rigore di Pinardi, anche più belle immagini, si capisce che fa venire veramente qualsiasi cosa. Gol di Bruccini, guardate che minuto è, Lucchesi Albino Leffe, 97, calcio di punizione, un gol bellissimo della formazione rossonera, Lucchesi batte l'Albino Leffe, lo rivediamo perché è un gol veramente molto molto bello. E poi è finita, esatto, finita qui la partita. Reggiana Juve Stabia, 2-1, ecco, questa è la gioia del pubblico del Porta Elisa, Reggiana Juve Stabia 2-1, ma passa in vantaggio la Juve Stabia con Mastalli. Sembra quasi che si impicci in un'area di rigore, poi Mastalli con il sinistro, devo dire Narduzzo non eccezionale. Pareggia Cesarini sul calcio di rigore per la Reggiana e arriva il gol del 2-1 siglato da Ghiringhelli. Quindi vince la Reggiana, il pubblico anche del Maffei Stadium, tocco tapin sotto porta di Ghiringhelli. E San Benedettese Lecce, chiudiamo, guarda che schema, Mancuso, il solito, sul calcio di punizione, invece di buttarla dentro l'hanno gettata in mezzo, diagonale di Mancuso, che praticamente segna anche se tira da casa sua, il pareggio dopo 4 minuti sul calcio di rigore di Caturano per il Lecce, San Benedettese Lecce, dunque è finita 1-1, c'erano anche davvero tanti tifosi salentini. Questa la parte di squadre che si giocano un risultato con entusiasmo. Adesso ti faccio vedere le dolenti note. Noi non abbiamo messo i 0-0, tipo Virtus Francavilla Livorno, chiaramente. Così come nei playout non abbiamo messo Melfi Akragas, che tu hai seguito domenica pomeriggio con particolare attenzione. Vediamo i playout. Catanzaro Vibonese 3-2, il gol di Soe per il vantaggio del Catanzaro, che però sembra indirizzato verso una partita abbastanza tranquilla. Bello, bell'autogol. Vibonese meglio piazzata in campionato. Sì, la Vibonese pareggia con Bubas, bel gol. Ma attenzione perché Viola Trampone fa uno eccezionale. Questo è il pareggio 1-1 della Vibonese, che passa in vantaggio a Catanzaro, a Ceravolo, con questo straordinario gol di Viola. Bellissimo. 1-2 per la Vibonese, sembra una partita che cambia continuamente, stavolta prendere la strada di Vibo Valencia, niente affatto, perché il Catanzaro la ribalta ancora una volta con Zanini prima per il gol del 2-2 e questo bellissimo gol. Lo rivediamo, respinta corta, c'è un po' di difensore,
bravo Zanini a trovare l'angolo. E poi con Sarau al minuto 74, girata di testa non facile, sembra facile questo gol, ma non lo è assolutamente. E poi veniamo di fatto al girone B. Forlì fa, quindi finisce 3-2, Catanzaro Vibonese. Veniamo al girone B, dove si affrontavano, oltre che a Lumezzane Teramo, anche Forlifano, riproposto. Il gol di Sarau. Finisce 1-1 tra Forlì e Fano, passa in vantaggio il Forlì, un gol di Alini. Al minuto 32, poco dopo la mezz'ora, tiro dal limite dell'area di rigore, battuto dal portiere del Fano, che però ha la forza di riacciuffare la partita. Un bel giocatore, Gualdi, sugli sviluppi di un corner, colpo di testa, portiere non eccelso, direi. Finisce 1-1 e dunque il Fano adesso ha parecchie chance di salvezza, prende il tempo. Certo, forse il portiere non se l'aspetta, però è tutto da vedere. Tutto Cuoio Prato, praticamente un suicidio di Tutto Cuoio, perché va avanti 2-0. Pinzauti. Certo, il difensore è marcatura allegra a dir poco. Al 16esimo. E poi c'è il raddoppio di Loporto. Tutto Cuoio Prato 2-0 dopo mezz'ora di gioco. E la salvezza che sembra prendere la strada di Ponte a Egola. Perché insomma, doppio vantaggio, giochi in casa, poi qui sì, difenderti e ripartire, perché sei 2-0. E invece attenzione, perché Garciulo prima un gran gol. Accorcia le distanze per il Prato, sembrava spacciato ad un certo punto della stagione, invece ha avuto la forza di conquistare questi playout e adesso chissà. E poi Tommy, gol ancora più bello, bellissimo, veramente una punizione straordinaria. Così fine, chiudiamo con Luva Roma Carrarese, il gol della Carrarese. Viola il campo della Roma con il tocco sotto misura di Gentili. Però avevo promesso che ti avevo fatto una sorpresa ed è giusto che io mantenga le promesse. Qualche stagione fa, ti ricordi quando questa trasmissione si chiama in un altro modo, perché parlavamo di tutta Lega Pro, poi le squadre abruzzesi di Lega Pro sono finite e quindi prima si chiama Pro e Contro, poi è rimasto solo il Teramo e allora si chiama Pro Teramo. Però all'epoca di Pro e Contro facevamo il gol più bello della settimana. Allora io ti ero proposto non 3 come facevamo all'epoca, ma 5. Li vediamo. E devi scegliere il più bello. Li vediamo di Bruccini, della Lucchese. Te lo faccio rivedere anche con il replay, eh. Perché questi sono davvero gol molto belli. Niente. Un caffè alla macchinetta qui di redazione, una mozzarella in bocca. No, un caffè alla macchinetta in redazione. Viola della Vibonese, bellissimo gol, veramente molto molto bello, soprattutto perché guarda, poi tira una sassata che si abbassa, tocca il palo e va in fondo al sacco. Poi abbiamo messo Zanini. L'abbiamo messo perché si gira in un fazzoletto, poi lui non è un attaccante, ma è un difensore, quindi non è neanche facile per un giocatore fare questa cosa. Si gira in un fazzoletto e trova un palo rete, molto bello. Poi abbiamo messo i due gol del Prato, Gargiulo, sicuro pazzesco, e poi ovviamente vedrai quello di Tomi, il prossimo di Tomi, sempre del Prato, che fa il paio con quello di Buccini, perché sono due calci di punizione però molto diversi, eh. Io questo già perché ho battuto con il sinistro, lascia a te la scelta e poi anche a te. Sì, questo. Tomi? Sì. Anche se forse questo di Buccini è calciato a girare, quindi ci vuole un piede, un questo non è semplice perché è vicino al limite dell'area di rigore, esatto, un tantinello più delicato e passa sopra la barriera. Io ci metterei anche il minuto in cui siamo. Ah, bravo, al 98esimo, insomma, sai, la tensione.
finisce allora, 1-0, Bruccini, Bruccini Lucchese, va. Per me Viola. Questo qua della Vibonese, che è servito relativamente perché poi la Vibonese ha perso, però insomma, c'è anche la gara di ritorno da potersi giocare. Sono qualche le 22. Anno, non ho capito, qualche anno fa, ripetiamo gentilmente perché può darsi che a casa non hanno sentito, qualche anno fa qualche c'erano anno. Più squadre qualche anno fa in Lega Pro. No, per, allora, oggi c'è solo il Teramo in Lega, in Lega Pro. Sì. Ma chi vuol ecco capire a Teramo capisce, chi no ognuno vive come vuole. Ecco perché questo era lo stesso logo. Infatti quello che vedete in alto ai vostri teleschermi era lo stesso logo di quella trasmissione, sia pro e mi contro. Mi dispiace per i tifosi delle altre città abruzzesi, però capito. L'anno prossimo se rimaniamo in Lega Pro serve un fenomeno come Vittorio Esposito, ex Matelica, fortissimo, che ne dite, fortissimo anche di più. Ma ragazzi, discontinuo. Ah, Dio ti benedica, abbagli. Grazie. Giovedì. No, che giovedì. Abbagli. Giovedì c'è velo. Solo giovedì abbagli. Ah, ok. No, giovedì c'è velo, per cortesia, non abbagliate nessuno che dobbiamo parlare del Giro d'Italia. Fare una società unica e rilanciarsi, Teramo deve tornare grande con il Messi del Molise. Ah, sempre Vittorio Esposito. Ah. Il Messi del Molise si riempirà lo stadio ogni partita. Fenomeno cosa pazzesco. Del Messi del Molise piacerà ad Andrea Costantino. Sicuro. Ecco, Mancuso non mi dispiacerebbe, il problema è che l'ha preso in Pescara. Già altrove. Fa da tempo, non da poco. Non da poco, va bene, siamo in chiusura, siamo divertiti. Oh. Io saluto Ania, perché a te voglio poi... ciao Ania, ci vediamo presto. Ciao. Allora, siamo nella settimana che ci porta all'ultima partita. C'è un giudizio di quest'annata a 5 giorni? Perché lo vuoi far arrabbiare adesso in chiusura? No, non lo voglio far arrabbiare. È talmente importante questo momento che non mi farebbe arrabbiare niente, calcisticamente parlando ovviamente. Non è il caso di parlare, riparlare. Siccome siamo a 5 giorni dalla gara di ritorno dei play-out, significa che gli errori sono stati più delle situazioni indovinate e tutto il resto, che io qua mi metto a ripetere. No, assolutamente, assolutamente. Però. Sì, allora, Proteramo torna ovviamente martedì prossimo, speriamo, con lo stesso sorriso con cui abbiamo chiuso stasera. Ci siamo anche divertiti, abbiamo fatto tante chiacchiere, però abbiamo visto anche belle immagini. Torna martedì prossimo, ma visto che qualcuno ci ha anche scritto domenica che non seguivamo la partita del Mezzana e Teramo, fuori dal mondo, forse avrà sbagliato canale, forse avrà sbagliato televisione, vedeva la televisione, forse vedeva la televisione al contrario, esatto, o ancora non arriva il digitale terrestre a casa sua probabilmente. Domenica, per tutti gli appassionati ovviamente, noi seguiremo la partita nel pomeriggio, ma dalle 19:30 ci sarà l'Abruzzo del pallone, ovviamente tutte le altre squadre, beate loro, sono in vacanza. Il Teramo gioca e quindi noi ovviamente avremo un pomeriggio dedicato a Teramo Lumezzane, scontro 2 di playout per la salvezza in Lega Pro, e poi sia nel pomeriggio ma soprattutto a partire dalle 19:30 non perdete davvero l'appuntamento, che sarà amplissimo, con un approfondimento su Teramo Lumezzane davvero da non perdere, perché poi andremo avanti fino a notte inoltrata, beati noi, perché poi c'è anche Fiorentina Pescara, ultima giornata del campionato di Serie A. Quindi l'appuntamento è per domenica, diretta a stadio Abruzzo del pallone. Martedì prossimo torna Proteramo per la penultima puntata di Proteramo. È tutto, buonanotte. Forza Teramo.